Walter Nogito, ieri sera a Titolo Quinto, la trasmissione di Rai 3, abbiamo potuto vedere l'ennesimo teatrino della sanità calabrese. A quale santo dobbiamo votarci? Buongiorno Martino, il teatrino, il Circo TV, ieri c'è stato per la quinta o la sesta volta. Il sesto venerdì, Titolo Quinto, ci dà una prima pagina nazionale, come se fossimo 2 milioni di abitanti italiani che valgono 10 milioni, tanta ribalta, tanta rappresentazione non corrisponde alla rappresentanza politica, e infatti vi faccio notare che nessun parlamentare calabrese è stato invitato, l'unico che avevano invitato l'hanno dovuto scaricare due settimane fa ed era il presidente dell'antimafia, che in teoria non dovrebbe mai essere scaricabile. Insomma, il Circo TV ieri ha funzionato, tante voci, tante scene, tanti accorati appelli, tanta sincerità, qualche ipocrisia. Se vuoi te li elenco tutti, perché nella loro recitazione ognuno ha contribuito a darla la rappresentazione. Come no, tutti penso che sindaci. Abbiamo visto anche due sindaci di peso, sì, dalla nostra zona. Abbiamo visto due sindaci che fanno il loro mestiere, che è gestire l'esistente, gestire la mala sanità, che non è a loro imputabile direttamente. Loro sono spesso la cartina di tornasole, il fusibile dove si scaricano i problemi, ma i problemi della sanità italiana vengono dal 1992, dal 2001, quindi alle riforme Bindi, dalle regioni e dallo Stato, dai ministri che non sanno fare i ministri e dalle regioni che non sanno fare le regioni. Poi casualmente sia Praticò sia Cascini sono esperti del settore, Cascini addirittura in situazione di decadenza possibile amministra la sanità, abbiamo sentito, visto ieri con quanta scioltezza parla di sanità e di cessione dei crediti, insomma una bella fetta, una bella taglio parziale della realtà calabrese. Ottime cose hanno detto il solito napoletano, il famoso giornalista che ormai da anni si dedica solo al mezzogiorno e lo fa bene con alcune forzature, anche Carletto Guccione e anche Ettore Iorio, l'avvocato e il politico, sono stati in grado di dare una rappresentazione chiara, diretta e io direi anche seria della realtà calabrese. Iorio ci ha detto che ci sono 600.000 persone che vivono nelle montagne e che non hanno l'assistenza minima, i livelli minimi di assistenza. Tralascerei Longo e Spirlì perché sono sulla ribalta ormai da tanti giorni. Sì. Spirlì è il solito velenoso, Longo si sta dimostrando essere coraggioso, diplomatico ma anche coraggioso. E non vorrei elogiare Jasmine perché, voglio proprio dirlo questo, era la più giovane della compagnia, era l'unica under 40. Dare voce anche ai giovani su questo mi pare cosa opportuna da parte della televisione, dei mass media e anche del web. Jasmine di fatto opera sul web, è un'operatrice culturale, ha fatto delle belle citazioni, per esempio sull'ombrosianesimo, Cesare Lombroso, che non deve essere il martire distintivo del popolo e della popolazione calabra. Ottimo l'intervento di Jasmine su questi paradigmi culturali. Certo, poi lei di cessione di crediti e di cliniche non poteva dire molto e ne abbiamo sentite invece da Walter Molino. Per quanto riguarda invece gli interventi dei sindaci, che cosa ne pensi? No, non voglio accusare, non voglio difendere, non hanno bisogno di quello che io penso rispetto alla loro azione, però ci ha detto una cosa Cascini che ci deve fare molto riflettere. Le povere cliniche private calabresi non vedono i soldi dal sistema sanitario regionale, non vengono pagate a un mese, a due mesi, ma si slittano pagamenti per anni e anni, 6 mesi, 12 mesi, 18 mesi, alcune falliscono, vedi la vicenda Tricarico, e altre devono forzare la mano. Ora, se fosse vero che la cessione del credito sanitario alle famose ma ignote anonime società milanesi di Piazza della Bossa fosse veramente al 50%, noi che siamo ancorati alle vecchie inchieste giornalistiche della sinistra culturale diremmo chi ci perde. È probabile che in queste cliniche
i ritardi di pagamenti vengono scontati dai dipendenti che vengono pagati a 6 mesi di ritardo. Quindi è vero che ha fatto una bella puntata ieri Titolo Quinto, ma non sono le inchieste giornalistiche vecchio stile, dove si dava la parola veramente a tutti e dove si faceva un'analisi a tappeto dei problemi. Ieri, Titolo Quinto, meritorio, i due giovani giornalisti, il professor Clementi e tutti quelli che alla Rai 3 stanno spingendo questa trasmissione, ci ha dato delle luci parziali sul sistema calabro, che non è solo il sistema sanitario, perché se devo dirla tutta, la sanità calabrese negli ultimi 20 anni è stata la forma avanzata del keynesismo delinquenziale che c'era prima in altri settori. Cioè, prima i grandi operatori economici, compresa la malavita, lucrava su autostrade, lavori pubblici, ripascimenti, ricostruzioni terremoto, aziende agricole di trasformazione, ma soprattutto su il cemento. Ora non si fa più cemento, si fanno centri commerciali e settore sanitario, settore socioassistenziale, c'è riciclaggio, c'è spesa pubblica produttiva e spesa pubblica improduttiva. Io direi che la luce politica agli analisi del fenomeno sia il keynesismo, cioè si spendono i soldi dello Stato per aumentare il benessere della popolazione. Il doppio e il triplo pagamento all'ASP di Cosenza, che ci denuncia Carletto Guccione, e alle ASP di Catanzaro e Reggio, 3 volte pagata la stessa fattura, non è un caso, è una volontaria costruzione di un consenso sulla spesa pubblica. Se ci fosse una sinistra che sarebbe giornalisticamente chiara, questo dovrebbe dirlo, e invece ci si fossilizza sulle responsabilità penali, che poi non si scoprono perché le procure rinunciano a fare le indagini. Meno male, dico io, che c'è qualche giornalista che non fa le indagini giudiziarie, ma fa le indagini giornalistiche, che hanno un loro peso.